Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, nicotinamide IG Welcome Pharma SPA, ultimo aggiornamento, 11 luglio 2022. Cos'è nicotinamide IG? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere nicotinamide IG durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è nicotinamide IG? Nicotinamide IG è un farmaco a base del principio attivo nicotinamide, appartenente alla categoria degli vitamine e nello specifico altri preparati di vitamine, non associate. È commercializzato in Italia dall'azienda Welcome Pharma SPA. Nicotinamide IG può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni nicotinamide IG 250 mg 30 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare IDI Farmaceutici SRL, concessionario Welcome Pharma SPA, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo nicotinamide, gruppo terapeutico vitamine, forma farmaceutica compressa, indicazioni profilassi e terapia della carenza eritemi fotosensibili ed in tutte le dermatosi sensibili al sole durante la stagione estiva. Posologia nella pellagra si consigliano 2-5 compresse al dì. Per la fotoprotezione sono utili 3-4 compresse al dì, da assumersi durante o dopo i pasti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: nicotinamide IG contiene lattosio. Pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit di lattasi o da malassorbimento di glucosio galattosio non devono assumere questo medicinale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Dall'analisi della letteratura scientifica e delle esperienze di impiego clinico della vitamina è emerso che la nicotinamide è priva di interazioni significative farmacocinetiche o farmacodinamiche. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere nicotinamide IG durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere nicotinamide IG durante la gravidanza e l'allattamento? I dati sperimentali ed impiego clinico indicano non solo l'assenza di tossicità della nicotinamide sulla funzione riproduttiva, ma un effetto protettivo svolto da nicotinamide sull'attività di composti embriotossici e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dall'analisi del profilo farmacodinamico e degli effetti indesiderati della nicotinamide, è emerso che il farmaco non possiede alcun effetto sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati con l'assunzione di forti dosaggi, superiori a 80 mg/kg/DE, gli effetti ricorrenti sono stati di natura gastrointestinale, nausea, e reversibili con l'interruzione della terapia. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio per via orale. La DL50 nel ratto è risultata essere compresa tra 2500 e 3500 mg/kg. Nell'uomo non sono stati registrati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Preparati vitaminici non associati. Codice ATC A1101. La nicotinamide ha dimostrato di possedere numerosi effetti farmacodinamici a livello di svariati organi e sistemi. I principali sono i seguenti. Proprietà farmacocinetiche: assorbimento. L'assorbimento orale è rapido, con una distribuzione tessutale omogenea. Gli studi condotti su volontari sani e su pazienti sottoposti a radioterapia hanno mostrato che l'ATMAX è risultata indipendente, dati preclinici di sicurezza. La DL50 per via orale nel ratto si colloca tra 2500 e 3500 mg/kg, per via sottocutanea è pari a 1680 mg/kg. Nel topo la DL50 per via intraperitoneale è, elenco degli eccipienti: amido di riso, cellulosa microcristallina, lattosio, magnesio stearato, silicio biossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.